siamo un bus, non siamo in compagnia. Questa notte che dà forte sensazioni, guardiamo insieme una sera da leoni. Che forza questa sera, una sera da leoni, con tutti i concorrenti, i suoi paesi e le emozioni. E per vincere il segreto non è la strategia, ma un misto di bravura, di fortuna, di allegria. Dove ogni giovedì registriamo una sera da leoni, terza edizione. Ci sono degli amici che ci seguono a casa, gli amici di TVR Telitalia e Toscana TV. La domenica alle ore 19 su TVR e il venerdì successivo su Toscana TV alle ore 20:30. Facciamo un applauso agli amici che ci seguono a casa, grazie! Sono sempre numerosi, noi lo sappiamo. 12esima puntata, una sera da leoni. Quest'anno è stato variato un po' il calendario per quanto riguarda questa manifestazione e cos'è successo? Per quanto riguarda le semifinali c'è gara di andata e gara di ritorno. E San Miniato e Carrara hanno giocato 15 giorni fa e San Miniato ha dato una bella scoppola a Carrara, 10 punti di vantaggio. Carrara non ha avuto che la bella idea stasera di non presentarsi, ma noi l'applauso glielo facciamo lo stesso. Vai a Carrara! Chiaramente lo spettacolo deve andare avanti ugualmente e noi stasera giocheremo. San Miniato ne approfitterà, chiaramente San Miniato la mandiamo subito in finale con Pescia che si è qualificata la scorsa settimana, l'applausi poi glieli faremo dopo. Però San Miniato approfitterà per questa serata, siccome lo spettacolo deve andare avanti, approfitterà per fare una bella partita di riscaldamento, come fanno le belle squadre di Serie A con Ronaldo eccetera eccetera. Una bella partita, loro daranno il massimo, però giocheranno contro una squadra immaginaria. Immaginaria per modo di dire perché la squadra stasera c'è e andiamo a vedere il capitano che ha preparato la squadra per giocare contro San Miniato. Capitano della squadra avversaria? Sì! Ci sono! Buonasera, sono il capitano della squadra avversaria. È proprio sicuro? Ma hanno detto di sì, dice lei, va da lì, lei è avversario?
A chi? Avversario a chi? Può attendere un momento? Certamente. Fermate un pochino tutte le telecamere. Era. Patrizio? Sto chiamando il mio ottimizzatore, braccio destro, eccetera, eccetera. Patrizio? Quando ti ho detto preparami una squadra, hai trovato un capitano, proprio solo lui? Non ce l'avevo di meglio. Professor Luni, che discorsi mi fa? Fa passare anche male lei. Posso dare del lei, siccome sono un capitano? Mi dia del lei tranquillamente, vorrei sapere. Buonasera. Cosa, come si chiama la squadra? La squadra come si chiama? I Leoni. Leoni? Si nasce? E poi? Meglio una sera da Leoni che cinque giornate da Baccelli? Va bene. Non di fave, perché non si può di fave. No, no, fave non si può dire. Armando, non cominciamo! Se io lo dico fermo tutto, che si fa? Ci si ferma? No, si va tutto di sapendo. Uno lo sa, si adegua. Perché io ho visto il regista, molto intelligente. Questa è la prima volta che io vedo questa trasmissione. Come si chiama? Una sera da Leoni. Ci posso cambiare il titolo? Perché? Una sera da Bocce? Con la rima, da boccio, boccio. Una sera da bocci. Una sera da boccioni. No, nemmeno da. Da co. Cocomeri. Buonasera, sono il capitano di. Buonasera, il capitano. Me l'ha pestato un piede. Il capitano della squadra avversaria. La squadra avversaria si chiama? Leoni. Noi abbiamo un gruppo molto folto e assortito. Abbiamo dei comici, abbiamo dei presentatori, abbiamo delle vallette. Vallette con uno, vallette con un altro. Allora, voi ve la sentite di giocare contro Seminato? Ce la sentiamo, noi abbiamo le vallette che vallette con tutti, capito? Noi abbiamo... Lasciamo perdere queste bischierate. Noi abbiamo le vallette serie. Armando, c'è una giuria lo stesso stasera. Sì. Cioè abbiamo anche loro si erano presentati per... Abbiamo in giuria niente popò. Aspetta, meno la che... presento. Niente popò. In giuria abbiamo levato tutta la popò, perché la settimana scorsa c'era gente che faceva la popò sulla giuria. Ma dove l'ha trovato? Ma dove l'ha trovato? Non ve lo fate l'applauso! Sono il capitano Leoni! Abbiamo, dicevo, niente popò, che abbiamo www in giuria. Si dice dopo chi c'è in giuria. www. Sorpresa. Poi, posso presentarle il suo avversario di questa sera? Sicuramente, perché se c'è un avversario ci deve essere quell'altro avversario. L'applauso per questo signore lo voglio doppio. Il capitano di San Miniato, Alessandro Vegni. Molto sportivamente accetta di partecipare a questa gara, accompagnato dalla valletta. Buonasera. La tua valletta si chiama, non me lo ricordo. Si chiama Martina. Martina, dillo al microfono. Martina di Oda. Te la valletta dove l'hai? Lei la valletta. La mia valletta? Sì. La devo portare? La vado a prendere o viene da sola? Valletta! E lui? E lei? E lui è. Valletta! Non viene. Proviamoci dopo. Armando. Proviamoci. Vado da Alessandro. Alessandro, torniamo per 30 secondi serie. Purtroppo Scarrara. Gli avversari non ci sono, siamo già in finale. Mi dispiace, perché io so quanto questo ragazzo si sta sacrificando per una sera da Leoni. Bene. E veramente si sta preparando, l'ho detto la scorsa settimana, computer, programmazioni, prove, allenamenti, eccetera, eccetera, poi arrivare qui... Antonia, buttaci le mani, un attimo. Arrivare qui e non trovare gli avversari, credo sia una cosa noiosissima. Sì, io devo dire che comunque noi ci siamo preparati al meglio e... pensiamo di divertire il pubblico e sarà pubblico. Una bella gara, una bella serata. Io mi scuso a nome di tutta l'organizzazione della Sera Leoni, che lo spettacolo sia bellissimo lo stesso, bellissimo, e sarà, che ci divertiamo. Sarà il meglio di noi. Noi qui allo ZEI e gli amici che ci seguono da casa. Vedo intanto Armando, scusa, che ha trovato la valletta. La valletta, la nostra Antonia, non ha il microfono, può parlare a qui. Antonia. Questa non va a letto, questa andrà a letto con tutti, ma non trova. Ah. Parli un po' al microfono. Buonasera Antonia. Buonasera. Lì, qui, grazie, qui. Va bene, la ringrazio. Andiamo, signori, se il buongiorno si vede al mattino, facciamo un applauso a San Miniato o serio? Ai Leoni un pochino. Grazie ragazzi, ci vediamo più tardi. Prego, accomodatevi pure. Si vince noi, addirittura si vince noi. Andiamo dal serio al comico stasera, a presentare la giuria di questa sera. Prego l'amico Gabriele, nuovo nostro operatore, di andare sulla giuria. Se mi inquadrate il primo giurato di questa sera, mi dispiace, io voglio un grandissimo applauso per il nostro www, come diceva Armando, si chiama Emiliano Masini, titolare dell'Off Nelson, che ci ha prestato il sito internet per una sera da Leoni. Non vedo ancora inquadrata, vediamo un pochino se ci siamo. Emiliano il primo, eccolo là, applauso per Emiliano Masini da Santa Croce sull'Arno.
titolare dell'Offner Nelson di San Donato di San Miniato. La sua dolce vita si chiama Valentina Panicucci, viene da Monte Carvoli, studentessa universitaria. Applausi anche per Valentina e grazie di essere con noi. Io mi auguro che vi divertiate. Andiamo a un grosso nome per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, signori, è qui tutto per noi questa sera il grande Aldo Grechi, titolare della Las Vegas Show. Poi più avanti scambieremo due parole con lui. Accanto a lui chiaramente la sua dolce metà che si chiama Maura Cascioli da Pistoia. Buonasera anche a lei Maura, applausi anche per lei. Andiamo a conoscere un amico, io credo che non abbia saltato nemmeno una puntata di Una Sera a Leoni, vero signor Paci? Una forse, eh? Si chiama Franco Paci e viene da San Miniato, un nostro grande tifoso. Grazie Franco di essere con noi. Un attimo che troveremo anche lei inquadrato, un attimino soltanto, ce la facciamo. No, questo non è Franco Paci, signori perdonatemi, ma una dolce fanciulla molto carina che si chiama Glenda Besti da San Miniato, è già stata in giuria con noi, ma ne ha approfittato per stare con noi molto volentieri, molto volentieri. E il suo boyfriend, il suo girl, il suo, come si dice, il suo uomo, si chiama Andrea Valori, tecnico da San Miniato, grazie anche a te di essere con noi, un applauso. Scusate, stasera il vostro compito non sarà molto difficile, ma spero che vi divertiate tantissimo. Allora, è il momento di cominciare con quelli che sono i giochi e vediamo un pochino. Il primo gioco chi lo porta? Sì, il primo gioco ci sarebbe, però io avrei voluto... Volevo dire che c'è bisogno di portare l'asta tutte le volte? Ma infatti è quello che volevo dire io, tutte le volte per starmi un... Un alluce, un dito di un dito, piede, eh? Un a caso? Basterebbe girarlo un attimino e non mi prendere... Sì. No! Ma sul per piacere! Voglio dire cosa! Sì. Sono Armando, che c'era bisogno di portare il tascabile? Dov'è il tascabile? Ce ne siamo scordati! Ce ne siamo scordati, lo vado a prendere, intrattiene il pubblico un attimo, te lo vado a cercare, eh? Il pubblico io un attimo, lui va a prendere il tascabile, inquadrano lui, gli ha già inquadrato il mio comico preferito che ci sarà dopo di me... Ecco il tascabile! Oh, bravo! Volevamo far sapere al pubblico gentile quest'anno che... Ci siamo? Siamo! Ehi, ci siamo davvero! Siamo sul tascabile, dopo... Si fa pubblicità? Chi c'è? La valletta che rompe, eh? È la valletta un po' accesa. Bisogna la spengere, fratello. Della... Dove siamo? Siamo qui, in uno spettacolo alla festa del mercato centrale. A San Lorenzo, Firenze. Domenica 4 luglio. Domenica 4 luglio, ma noi quando andiamo a televisione? Il 4 luglio con questa. Sicché quando ci vedono, fanno ancora in tempo perché ci vedono alle 19. Ora ci siamo. No, ci siamo alle 20. Fra mezz'ora. Allora non guardate la trasmissione, venite subito a Firenze. Bravo, guardate la trasmissione a Firenze, in un bar lì fuori ci siamo noi. Allora, in televisione siamo noi e fuori ci siamo noi. Ci sono molti artisti, tra i quali Massimo Antichi. Ma dove si è messo questo? Di qua. E leggi qui. C'è Massimo Antichi. L'amico Massimo, l'amico Giorgio Ariani. Alessandro Masti. Ma poi ci siamo io e lei. Ma che ci si fa qui? Jerry Potenza. E Alessandro Celli. A fare che? Se vedo la puntata di stasera, sicuramente che non ci vengono. Danno, eh? E allora è bene che guardino dal vivo. Votate il Tascabile TV. Pegaso, vogliamo gareggiare anche noi, eh? Vado a prendere... Ehi, là! Allora, c'è da presentare la carta, chi ce l'ha la carta? Io, come capitano, la carta... Andiamo bene, la carta. Gira la carta, Armando, e vediamo il primo gioco di questa sera. È il momento di... Farla inquadrare, no? Te la inquadrano? L'hanno inquadrata. Ci arriveranno. Eccolo qua. Zac! Il cabaretto. Ci vorrebbe un comico. Ce l'abbiamo! Ci abbiamo noi dei leoni, abbiamo tanti comici, la vado a prendere e lo faccio entrare. Ce ne sono tanti veramente. Ecco il comico Antonio. La valletta? Antonio. Sì, sono la valletta. Un fratello gemello e sono Sassomiglia. Sì, lei è la mia sorella. Sono un po' zigoti, come io si dice. Io mi scuso ancora con San Miniato, ma purtroppo stasera è andata così. Io voglio il capitano sul palco, Il capitano sul palco? Chi è lui il capitano? Sì, io so. Non c'è sul palco. Vuoi stare con lui? È un cabarettista un po' timido. Che è venuto a fare? A raccontare barzellette. Sì, ce n'ha una bellina, l'aveva scritta, ora se si ricorda. La sentiamo? Allora, giuria, attenti, perché questo veramente, girati verso le telecamere, la barzelletta. Silenzio assoluto in sala. Quella di oggi? Guarda il pubblico, guarda le telecamere. Guarda la telecamera. Bella. Guarda il pubblico e guarda la telecamera. Che per fa? Piacere. Allora. Stringi. Dice così, no? Vai. Allora. Dice, bravo, ma... Aspetta! 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 Scusa. Dice, mamma,
Dice, i morti dopo. Dice un po', dice. Sono la polvere. Dice, no, sì. Fare. Aspetta. No, aspetta. Mamma, è vero che quando si muore si diventa polvere? Rifalle da capo. Facci la segnala lui, Vai. Allora, è vero mamma? No, è vero mamma. Mamma, è vero? Non è uguale. No, è più bellina mamma, è vero. Vai, facciamo così. Mamma, ma chi è il cabarettista? Te, fammi di fare. Vai. Allora dice, mamma. È vero? È vero che quando si muore si torna polvere? Dice, dice, sì, tesoro, dice. Allora dice, ci deve essere un morto sotto il letto. Bellissima, signore! Bellissima! Com'è? Ti facciamo raccontare che vi... Non si può influenzare la giuria così. No, io non influenzo nessuno. No, perché poi si è piaciuta, giusto? Io sono morbillo, Non fare un finale matto di Antonio. Ma dici, spiegaci perché questo Antonio, perché non sei capito. Non nemmeno io, comunque guarda la telecamera. Mi fai sentire la barzelletta, com'era quella di prima? Mi piace a me la barzelletta, due volte, non la capisco subito. Com'era la barzelletta? Perché tu sei sciocco. Io direi che può andare bene per il cabaret della Scuola dei Leoni, cioè, può andare, se facciamo un applauso, applauso a Simone Tarsi, al capitano, l'asta per piacere, bravi, mamma mia. Andiamo un po' sul serio, signori, il cabarettista di San Miniato, qui parliamo di cose serie veramente, si chiama Benny e si esibisce in Tinto Becchi, applauso per Benny! Via! Pagina! Avete mia vista la mia moglie, no? Nata Duncan, è andata via e ho perso la mia moglie, Dio. Ho fatto anche la denuncia da carabinieri, dice che sei ciucco, pagherebbero per mandare via la moglie, dice te la vai a ricercare. E che vuoi, io senza di lei sono perso, sono solo. E allora dice, si butta giù il verbale, dice come si chiama? Gina Becchi, dice da ragazza Gina Lava. La vagina. Sì, dice, ha avuto dei problemi anche da piccina, tutti i problemi di queste cose. Via, dove sta? In via della Pelosa numero 28. Cioè, qui si va male. Comunque, steso il verbale e io sono tornato a casa. Non è più tornata, ragazzi, la cerco disperatamente. Tutto è partito quando ci siamo sposati. Si era felice. Marzavo la mattina e mi diceva, Tinto, si fa all'amore. E uno, ma che si fa? Si fa all'amore per forza, no? Arrivavo dopo mezza giornata di lavoro a casa, un bel piatto di pasta e fagioli, e mi faceva da pompolino, Tinto, si rifà all'amore. E due. Oh ragazzi, a un certo punto io arrivo a lavorare nei campi, la sera tu arrivi a casa, un bel minestrone, dice ora si va a letto, dopo un po' mi fa, Tinto, si rifà l'amore. Dice ragazzi, dice l'unione fa la forza, io dopo due non ce la facevo più, Allora a un certo punto trovo mio amico cieco, gli spiego tutta la situazione, mi fa, abbi pazienza Tinto, dice ma te il fucile ce l'hai. Il fucile sì, ce l'ho, ma che c'entra? Dice allora te guarda, la mattina prepari un bel cesto di roba da mangiare, tu vai a lavorare nei campi, arrivato nel mezzo di giorno, una bella fucilata, lei capisce, viene, buffate all'amore, voi mangiate, dopo la rimandi a casa, la strada la risparmi, insomma sei più riposato. Madonna buona, dice, chi c'ha un amico c'ha un tesoro, invece non è vero, è perché c'è la sorella buona, ma a parte quello, tutti i giorni ragazzi io ve lo dico, ta, pa, e lei veniva. Pa! E le veniva! Pa! E le veniva! Nata d'un cane, finché non è aperta la caccia, l'ho vista partire e più tornata. Oh Gina! Gina, sono disperato! Guarda, vi ho voluto bene! Qual è la donna che non apprezzerebbe il visone? Glielo ho regalato, sei incassata come una iena. Si vede gli tira coglioni pulì la gabbia, che voi sapete. Ma a parte quello, no, è una cosa seria questa lì. Io gli ho detto, Gina, prepara il passaporto, un viaggio di nozze ti porto in Africa. Sarà lontano, Tinto. No, c'è un marocchino che viene da raccattare pomodori da me, viene in bicicletta, vedrai, ti farà due passi. No, poi a un certo punto l'ho portata a Palaia. Ognuno fa quello che vuole, no. Arrivato a Palaia, trovo questa trattoria e c'ha anche le camere. Gli fa, scusi, ci siamo sposati oggi e che ci darebbe una stanza. Dice, ma non c'è nemmeno punte. Ho detto, io che poi ritorno al paese e mi pigliano tutti in giro, no? Qualche cosina, una sistemazione me la trovi. Dice, guardi, c'è il finire. Appena appunto c'è già un'altra coppietta, insomma, e ci siamo arrangiati un po' alla meglio. Sa, lui è un geometra. Io, boh, se ci sta lui, ci sto anch'io. Tanto noi siamo, lì. No, noi contadinaci, insomma. Arrivo lì. C'è un lenzuolo, una brandina e una pezza di fieno. Ora codesta, insomma, tanto accomodamento non è. Allora niente, mi metto lì, fa finta di niente, poi a un certo punto dice, ma questi geometri come faranno a fare l'amore? La curiosità è stata troppo forte, sicché sposto il lenzuolo, lo trovo tutto nudo che comincia a misurare. Lui c'ha la sedia,
mette lei tutta nuda seduta sulla sedia. Lui comincia a prendere le misure, si sdraia su questa brandina, una bella brandina, devo dire. A un certo punto, immaginate voi, no, lascia perdere, è una cosa mostruosa. Oh, io in metro non ce l'avevo, ho preso lo spago delle valigie, d'altra parte mi sono messa a misura, c'avevo la prezza di fieno, l'ho sfogliata, l'ho messa lì. Ma che tutta la mia pericoloso! Sta zitta, Gina, sta zitta. Mi sono sdraiato su questa brandina, un po' alla meglio. Pau, pedatone, su. Che dolore mi fa lei! Ma da lì per un centimetro, insomma, è un geometra io, no? Se ne deve essere presa per queste cose qui! Se ne deve essere presa per queste cose qui! No, veramente! L'amicina io ho voluto bene, dice guarda mi garba la fattoria e ho detto vai, tanto io la terra ce l'ho e me ne ricordo, anche il mio povero socio ci stava attento a questa terra, ci teneva, a me ci ha tenuto molto, mi ricordo quando mi sono presentato, sono arrivato lì alla porta, io ho fatto, senta, dice io vorrei la sua figliola per la mia moglie. E fa lui, portami la sua moglie, poi se ne ragiona. No, non ci siamo capiti, comunque poi ci si capì. E insomma, questa terra la coltivavo. Però era piena di curiosi, in questa terra mi veniva a trovare un monte di gente. Un bel giorno ti vede arrivare un Ferrari, questa coda. Dice, oh bell'uomo. Dice, che c'è? Dice, okay, l'è suo qui galletto. Vedi, l'è mio sì qui galletto. Ma lo sa, se ero tu per strada, facevo 140 e questo galletto. Che dire, il galletto dell'amicina l'ha voluto, è prezioso. Dice, ma facevo 180 e questo galletto sempre dietro. Oh, lo so. Galletto in gamba, ma vale dei milioni, dei miliardi, almeno due, tre, o perché uno vende? Sì, acchiappallo, Dio ghiaccio ragazzi, no, l'ho fatto confondere un po' io. I curiosi che non vi dico che ci vengano da noi a me la amicina, difatti deve essere stato qualcuno che è passato poi alla fine, che è garbata, che voi sapete, e me l'ha portata via. Perché i curiosi non finiscono. C'avevo un altro maialino, l'ho messo lì, nel recintino, aveva questa gamba di legno. Oh, i giornalisti, WWF, sono venuti tutti. Dice, che ha questo maialino la gamba di legno? Dice, ha avuto un incidente? Dice, no. Lo tratta male? Dice, no, veramente. E allora perché c'ha la gamba di legno? Oh Gina, e gli facevo, spiegaglielo te. Dice, no, dice, mio marito si è talmente affezionato che lo mangio pezzo per volta. Oh Gina! Oh Gina! Grande, 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 Benny, Tinto Becchi. Signori, se noi siamo qui, lo dobbiamo ad alcuni amici, ci vediamo tra pochi minuti, grazie. Bentornati a una sera da Leoni, 12ª puntata, gara di semifinale, ritorno, San Miniato contro nessuno, cioè contro una squadra portata da Armando, e voi vi potete immaginare. Vabbè, andiamo a vedere il prossimo gioco, ce lo presenta la valletta seria di San Miniato, si chiama Martina, questi applausi sono per te. Per esigenze scenografiche dobbiamo rimanere qui, ci hanno detto gira la carta, Martina, è il momento della carta jolly, ti trema la mano, è la prima volta che fai la valletta. Applausi ancora per te, vai Martina, te li meriti veramente. E io vado nella postazione della giuria dove ho scoperto che il capitano di San Miniato si è infiltrato, Alessandro Vegni. Ormai siete in finale, non importa venire a raffinarsi con la giuria. Beh, comunque è importante anche il rapporto con la giuria. Certo, sì. Non bisogna essere corretti sempre. Ecco. Certo. Io vorrei presentare la mia carta jolly di questa sera, che è una carta jolly veramente eccezionale. Fa parte, diciamo, della sfera del fantastico, perché si tratta di un'esibizione dal vivo di un mago che fa parte della House of Magic, che è una casa della magia che è stata aperta da un mese a Livorno, per cui chi è interessato io vi invito a andarla a vedere, fa gli spettacoli tutti i venerdì sera in via Piombanti 9 a Livorno, è uno spettacolo bellissimo, dura un'ora e mezzo circa e ci sono artisti di tutta Italia che si esibiscono dal vivo, quindi diciamo per quanto riguarda l'artista di questa sera si chiama Alberto Giorgi e vi vorrei leggere diciamo che lui ha partecipato alla trasmissione 1 mattina realizzando ben 13 puntate e poi ha vinto sia nel 98 che nel 99, nel 98 ha vinto un trofeo a Reggio Emilia, si chiama Bob Little Memorial, che è un premio che un americano assegna ai migliori prestigiatori emergenti nel mondo,
e nel 99 il trofeo Alberto Sitta, che è un concorso italiano importantissimo di prestigiatori che si è svolto a Bologna. Ah, ci picchia. Quindi e questo è veramente grande, bravo personaggio. Io ti ringrazio doppiamente perché nella scorsa edizione abbiamo avuto due o tre maghi, quest'anno nessuno ce l'aveva fatto vedere. Grazie a Alessandro Vegni, grazie a San Miniato, andiamo a vedere Alberto Giorgi, il jolly di San Miniato. Applausi.
Alberto Giorgi, Jolly di San Miniato. Qual è la camera? Questa? Attenzione, come faccio? Ma vai, vabbè, andiamo a vedere il Jolly di... Oh, l'applauso lo voglio, ho spezzato una sigaretta, eh? Armando! Sì, buonasera un'altra volta. Buonasera. I Jolly di Leoni? I Jolly di Leoni. Ma avviciniamoci verso Leoni. No, no, a parte ora ti rubo ancora pochi secondi. Sì. Io voglio ancora, voglio ancora applaudire San Miniato, gioca contro nessuno, ma guardate signori che impegno! Che squadra aveva preparato San Miniato, eh? Bah! È un peccato, è un peccato. Sì, sì, volevo dire, noi ci siamo raccomandati tanto, vorrei fare un applauso a questo bravo mago, sì. Però è un po' birichino. Perché? Si è detto un fumare, questo si è messo a fumare mezz'ora, io lo dico. Già, è stata una scusa buona. Ha fatto bene, comunque noi di controcampo... Vediamo. Abbiamo anche noi un grandissimo, dice, un conosco, un grande regista, che è uno... Insomma, abbiamo Jolly anche noi che direttamente... È un grande regista? Direttamente da Roma, ha lavorato con tanti attori, attrici... non solo, dirà lui. Ah, come si chiama, lo sai? Sì. Come si chiama? Sembra c'ha un cognome quasi livornese, si chiama De Luca, però non lo so perché. De Luca. Alberto De Luca. Alberto De Luca. Alberto buonasera, De Luca. Buonasera. Buonasera. Mi ricorda qualcuno lui, eh? Arrivederci. Mi ricorda buonasera. Qualcuno. Arrivederci, grazie. Non è che avendo visto il mago, mago Catubile, dice niente? No, mai conosciuto. Ma ci siamo già conosciuti? No, non so se lei, forse io prima facevo lo stalliere, non lo so se lei è la reincarnazione di qualcosa. No, sinceramente questo mi sembrava di averla già detta. Io era detto all'etame, ecco. All'etame, no, allora non proprio so io se quel... no, sei reincarnato. No, Armando sì, capita a volte, sì, è capitato. Bene, niente, io sono allora, qua. Lei è un regista. Sono un regista cinematografico, ho lavorato con molti produttori. Davvero? Sì, con Secchi Gori. Primo, insomma. Con Secchi Gori, sì. Con Cecchi Gori? No, Secchi Gori, sono due che stanno vicino a casa mia, Secchi e Gori, giocano sempre a briscola insieme. Vabbè, hanno capito. Fatto un poi, film. Poi, anche... poi ho lavorato con Sofia Loden. Sofia Loren. Loden. Loden. Sofia Loden, sì. E chi è questa? È sempre una lì di casa, un po' freddo, che porta sempre Loden, ah. Per cui... E poi ho lavorato con tantissimi attori, registi, tipo con quella soubrette Paola Maiale. Paola Maiale? Beh, Barale, scusi. Ah, Barale, ma dove? Sfugge. E niente, comunque io ecco sono un regista, per sì. Cui non so se... Che? No, niente, parlavo con un mio... Che è successo? Nulla, no. No, perché c'era qualche... No, gli ho detto che dopo c'ho un pallone fuori e ce lo faccio giocare un pochino. Niente, so che qua scoprite sempre talenti nuovi. Sì. Ci proviamo. Abbiamo noi un impresario che dalla prima puntata che dice di portare. Questo mi fa piacere perché, insomma, se si può avere dei nuovi talenti da lanciare... Sì, ma noi mai nessuno, perché lei ci avrebbe qualcuno? Ma io qualcuno no, non so se qua ci avete voi qualcuno in trasmissione da voler lanciare. Ci sarebbe. Panorama cinematografico, ecco, sarebbe una cosa interessante. Allora, quello che è in persona Armando, voglio dirle un segreto, signor De Luca, in realtà è Gerry Potenza. Sì. Gli hanno dato una particina nei Laureati, una particina nel Ciclone. Donne in Bianco, io ho avuto la fortuna di vederlo ieri, proprio si vede, bisogna starci attenti e conoscerlo, perché proprio se può fare qualcosa lei per questo. Ma attore. No, se me lo presenta più che volentieri. Sì. Gerry Potenza. No, l'applauso non importa. Ah, questo... Non sei Armando, sei Gerry Potenza. Buonasera, sono senza microfono. Sei senza microfono. Questo sarebbe... Funziona? Non funziona? Non funziona, accendi il microfono. Questo sarebbe l'attore, Lei sarebbe un attore. Datemi la voce, solleverò il mondo. Allora, guarda. Mentre io scambio altre due parole con il tuo... Sì, scambiamo, però lui non è in grado di scambiare parole attualmente. Come fa a diventare attore? Questo sarebbe attore, lei dice che lei vorrebbe fare l'attore. L'hanno chiamato due, tre volte, Sì, ma data l'altezza che ci faccio? Un cortometraggio io con questo, niente di più, perché insomma... Mi date un applauso!
Beh, in effetti sì, potrebbe essere un attore, questo lo posso capire, però ecco, insomma, sì, ma, più sì, che un cortometraggio non è che ci posso fare, allora, insomma. Una battuta subito. Ma è una battuta, il cortometraggio è tuo. Allora, lei sarebbe un attore. Io lei sarebbe un attore, vabbè, sì, però potrei fare un provino o qualcosa sì, del genere. Lo facciamo adesso? Possiamo anche farlo subito, vediamo un po'. Posso le... lasciarvi solo un attimo? La ringrazio. Poi dopo mi se si leva di torno ci fa un grosso grazie, piacere. Grazie signor De Luca. La ringrazio. Arrivederci. Vuole, lei non ha le mani sudate lei. Sì, un pochino, sì, è emozionato. Parlo sempre un pochino. Sì, allora, lei sarebbe un attore. Sì, vorrei farla... vorrebbe fare del cinema, ecco, non so sì, che genere. Sì, eh? Che genere? Un genere come si vede alla televisione di quelli dove c'è le donne che con gli uomini, con i bambini. Con... Che in che senso? Tipo una telenovela. Bravo, ecco. Una telenovela che mi piacerebbe fare quando si tromba. Ho visto su canale. Cosa gli piacerebbe fare? L'ho visto sulla Rai quando si tromba. No, casomai sarà quando si ama. Quando si ama prima o poi te la danno quando no, si tromba. Oddio. Allora, allora io proporrei per lei la vedo in un film western. Un film? Western. Western mi piace, quelli con western. I cosi con le pistole, no? Preciso, con le pistole un cowboy. Eh? Cowboy. Che voglio fare l'attore, te l'ho detto anche prima, che sì, ho capito che vuole fare l'attore. Cowboy. Voglio fare esatto, cowboy! Sei stato in a Foggia ultimamente, che vuoi? Voglio fare l'attore, cazzo, ma te l'avete trovato, vedi? L'avete trovato! Cowboy, un film di cowboy! Che cowboy in inglese significa ragazzo vacca! Ragazzo? Ragazzo vacca o vaccaro? Vaccaro, lei sì, un po' caro va, ultimamente l'ho visto anche fa un po' vaccaro. Lei che ha detto cowboy, eh? Io... Ho detto cowboy. Vabbè, ok, allora, lasciamo perdere. Lui allora. Cowboy, io un ingoiolato. Allora, mi servirebbe, scusate, se le mie pretese sono tipo una base musicale o qualcosa del genere, almeno diamo anche un po' di enfasi sì, a questa cosa. Gli sta bene ci avete l'enfasi? Un po' d'enfasi no, futura, passata, particolare. L'enfasi è un qualcosa di particolare, no, no, no. Sono casato, perché quell'attore c'è... Perfetto, allora, se per cortesia mi potete portare, che ne so, un'asta Armando! E anche una chitarra, se è possibile, se ce l'avete. Avete una chitarra? Almeno gli facciamo un po' d'accompagnamento a questo. Lo mette lì dentro. Sì, io lo metto qua. Lei per cortesia non lo metta da punte parti perché ho bello visto. Posso chiamare allora. il pubblico? Sì, sì, chiami. C'ho un'emozione grazie, pubblico. Scusami. Che mi... Quanta gente c'è? Allora, sì, ci vuole. Ma te lo devi mettere questo? No. Te lo devo per cortesia. Fa l'attore. Ti ascolto? No, fa l'attore. Oh mio Dio. Oh my God. È in inglese, uno lo sa lei. Io ho fatto anche le lingue. Ma vedere, va. What you know? Eh? What you know? Come tu lei ha fatto le lingue davvero, lei sì, mi vuol dire che ha studiato l'inglese. Porca miseria, quanto si deve fare? Tre quarti d'ora qui, l'inglese. So allora mi dica un po'. Yes, because beautiful, quando siamo? Senti, la donna di misteri. Yes, was, was, which was, porca miseria. Ha imparato solo yes, because. Eh? Yes, because. Anzi, anche one, two, three, four, three, five. Tutti i numeri in inglese. So anche quel numero bello che si fa con le donne, fotti tu. Fotti due 42 sì. Che 40? No, 42 non ce la fa, 2 o 3 ci arrivo, ma fotti due no. Fammi fare l'attore, allora, voglio fare l'attore. Lei è stato anche in America allora? Sì. Dove è andato? In che città? A Miami Beach? Eh? A Miami Beach? Sto stando un po' orecchio motorino, ma a Miami Beach non ce la fa. C'ho le vene vanitose, non ce la fa. Che c'ha? Le vene? Vanitose. Vanitose, semmai varicose, no? Vanitose, sono di fuori, fanno eccoci qua, tutte vanitose, via. Vabbè, ok, andiamo avanti con il provino. Questa la mette la camera, questa, bella. Scusi, si può mettere un po' più avanti? Ecco, sì, almeno la vedo meglio, grazie. Allora, lei dovrebbe interpretare un personaggio del Far West. Va bene? Un western, abbiamo detto. Un cowboy. Western. Allora, vediamo di trovargli un nome a questo personaggio. Io lo chiamerei Jerry Colt. Jerry Colt mi piace. Jerry Colt con la pistola, sai? Jerry Colt. No, Jerry Colt. Jerry Colt. Mi sembra giusto, adatta a lei. Jerry Piccin, vabbè, sì, perfetto. Allora, io le faccio anche addirittura un accompagnamento musicale country. Eh? Country. Dove sei stato ultimamente? Un'altra volta. Country fino a country. Country è un accompagnamento di musica, diciamo, dei contadini americani, va bene? Fallo dritto, eh? Non lo fare. Le piace questa, ecco, questo è un country, diciamo, un po' lento, va bene? Mi piace. No, fermo.
Lei non si deve mettere a ballare. Ho sentito la musica. Sì, ho capito, ma non si deve mettere a ballare. Lei la musica non la sente. Come la sente? Eh no, non la sente. Ma io parlo, lei parla, io non sento nulla. Lei sente soltanto la storia narrata, la musica non la io sente. Io sento solo la storia. Solo la storia. Fotografia? No. Lei solo la storia sente, ok? Gli ho detto, deve stare fermo. Scusi. Vediamo, allora io inizierei questa storia e lei mi interpreta la storia, va bene? Ok. Non aveva dormito molto quella notte, Jerry. Non aveva dormito molto, un paio di palle, tri 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 tri. Io la musica non la sento, ma tutta la notte tri 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 tri. E non ti reggo, io la sento. Ah, e questo sarebbe un attore. Lei, signor Gelli, presentatore di questa trasmissione, questo è un attore. Vabbè, ok. Però ci si prova. Non aveva dormito molto quella notte, Jerry Cort, ma appena si alzò decise che era giunto il momento di farsi un ottimo caffè. Prese... Volevo farmi un caffè. Allora, abbiamo detto che questo è un film serio. Sì, vabbè. Ok? La faccia seria. Più seria. Ancora più seria. Ancora. Ma ora mi caga addosso. No, no. Vai. E decise di farsi un ottimo caffè. Prese la caffettiera e ci mise dentro il caffè. Iniziò a scaldarlo sul fuoco e venne fuori il caffè. Il caffè suerte. No, 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 aspetta, 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 aspetta. Era mezz'ora, oh no. Ma cosa sta facendo? Il caffè suerte, capito? E allora un tempo. Aspetta, ci vuole un po' di tempo, capito? Per cortesia! Allora, se non si sente. No, no, guardi, allora, sì, scusi. Scusi, allora, questo, abbiamo detto, è un film serio. Seriamente, su suertiva. E decise di farsi un bel caffè, splendid. Belloccio. Io splendid e belloccio. Decise di farsi un caffè. Beve il caffè tutto d'un fiato. Cazzo mi brucia. Ma ormai... Dato che si era ripreso da quella nottataccia, Jerry Cort andò a lavarsi il viso giù al fiume. No, allora, ascolta, lei va a lavarsi il viso giù al fiume, si porta anche la tazzina. Vada a lavarsi il viso con la tazzina. Ma la lavi te? No, e che vuoi fare? No, tu la lavi te. Abbi pazienza. Tutti i giorni le ho lava io, tu le fai te le faccende in casa, se detto. Allora, tu pigli la tazzina e tu vai giù al fiume. Allora. Dato che tu vai, vuoi fare due viaggi? No, ne fa uno solo. Ah, allora, piglia la tazzina e va a lavarti il fiume con la tazzina, vai. E decise di lavarsi il viso. Con la tazzina. Cosa sta facendo? Mi lavo il viso alla tazzina. Ma no! Ho sbagliato. Deve lavarsi il viso. Vabbè. E mentre va al fiume si porta anche la tazzina. E allora, lava anche la tazzina. Va bene, lavo la tazzina con il viso. Bellina. Per cortesia, vabbè, finite le pulizie della giornata, allora Jerry Cort decise che era l'ora di andare nella prateria. Nella? Nella prateria. Prateria mi va bene, perché io sto a Prato, la prateria mi piace. Prateria, Prato, bravo. Se era di Cremona a domandare, nella cremeria. Sì, c'è Gigi? E c'è Simiglia. Ma la bellino lui. Decise di andare verso il suo cavallo, era un cavallo bellissimo, Baio. Era Baio, il suo cavallo era Baio. Baio è un colore di cavalli. Io gli voglio bene al cavallo, io a Baio. Io a Baio gli voglio bene, io a Baio gli voglio bene. Aveva un cavallo da un nome un po' strano, si chiamava Donato. E lo guardò da tutte le parti prima di partire. Gli guardò il collo, gli guardò la pancia, gli guardò i piedi, gli guardò il collo, gli guardò il petto, gli guardò gli orecchi, gli occhi. Ma l'unica cosa che non guardò fu in bocca, perché tutti sanno che a cavallo Donato non si guarda in bocca. Ma nemmeno il culo però. E allora decise di montare sul suo destriero. Decise di montare sul suo destriero. Ho sentito un paio di correggi e mi sono fermato. Decise di montare sul suo destriero. Ha ragione, monto di qua. Perché? Perché sarà di là un sinistriero, il destriero è di qua. Oddio! E si incamminò nella prateria.
Mentre galoppava gli venne incontro una piccola indiana, molto piccola, una bambina indiana che aveva tutta la bazza sporca di pizza. Oh, bebè, bellino, che t'ha fatto? Fatti vedere, vieni qua. Hai idea? Chi è? È la piccola sporca untas, hai visto, bellino? Sporca. Tutta sporca. Andala, andala a trovare la sporca untas. Andala a trovare la pizza, la pizza. Tutti si chiesero dove sporca untas avesse trovato la pizza nel villaggio indiano, ma molti non lo sapevano. Lì vicino abitava un napoletano emigrato negli Stati Uniti che era diventato un indiano pelle rossa. Arrivò e portò il calumetto. Voleva fare la pace con Jerry Cort, per cui disse: Aug. Aug. Aug anche a te. Aug a tutti e te e la tua famiglia. Aug a tutti. Aug. Aveva in mano il calumet, per cui prese il calumet e disse: a calumet e a guai che me lo tocca. Ma Jerry Cort risalì a cavallo e arrivò finalmente a Tucson. Arrivato a Tucson trovò il saloon, entrò dentro, aprì la porta. Non è che ci avesse mai capito tanto Jerry Cort con le porte di saloon, però decise di entrare dentro ugualmente. Si avvicinò al barista e guardò tutto intorno e vide che il saloon era bellissimo. Aveva il pavimento di legno, il bancone di legno, le sedie di legno, i tavolini di legno, la scalinata di legno, le colonne di legno. Si avvicinò al barista e gli disse: oh! Un whisky! Un whisky! Un whisky! Eh? Deve essere duro, deve essere di legno. Questa è l'idea. Vide a un certo punto al tavolo quattro giocatori che si chiamavano Tony, Jimmy e il Guercio. Si mise a sedere con loro perché stavano iniziando una partita a poker. Si frugò in tasca e si rese conto che aveva pochi cents. Li buttò sul tavolo. Che fa? Ma cosa sta facendo? Butta sui tavoli. Ah. Ciao. Li buttò sul tavolo. Giocò le carte. Aveva un poker d'assi. Mentre il Guercio aveva una scala reale massima. Guercio, tutta la sera la finisci? Sempre a guardarmi male? Il Guercio guarda male, che vuoi, è una colpa sua. Però... Quando il Guercio guardò Jerry Cort e disse: vedo. E il Guercio disse: beato te. E io vedevo. Jerry Cort allora tira giù le sue carte. Aveva un poker d'assi, ma il Guercio, scala reale massima, piatto mio. Porca miseria, ora. Oh. Aiuto. Oh. Oh. Che succede? Ho perso i sensi. Avevo con la vicina, ho perso a giocare. E allora vo via. Però mentre stava per andare, Jerry Cort ebbe una splendida visione. Riguardò tutto il saloon. Il pavimento era di legno, le colonne di legno, i banconi di legno, i tavolini di legno, le sedie di legno. Il barista si era detto che era di legno, ma apparve lei. Una donna stupenda, bionda, alta, aveva due gambe stupende, di legno. Ma fatti, legno! Ma fai che di legno! Via! E allora lui riprese il suo cavallo. È destriero. Eh? È destriero. Ah, anche l'operatore è destriero. E si incamminò verso la prateria. E decise finalmente di andare verso Kansas City. Kansas City? Kansas. No, dalla figura che si è messa sembrava Kansas City, è una città. Kansas City, disse: stasera vado a Kansas City, poi Chicago e ritorno. E se mi manzo un po' di cardigiani qui con una pulitina. No. E si incamminò nella prateria. Però questa notte voglio dormire io. Perché? Perché non ce la fa più con questo microfono. Eh? Questo microfono fa casino. Eh? Questo microfono mi fa la scintilla vicino al pisellino. No. Così. Jerry Cort è una persona seria. Lei non può fare Jerry Cort in maniera così imbecille. Abbiamo pazienza. Vabbè. Però mentre viaggiava nella prateria arrivarono loro, il settimo cavalleggeri.
No, sono troppi, questi sono troppi, io. Oh. Questo è una. Sanno le bende, perché hanno le bende? E che ne so perché hanno le bende? Saranno banditi. E banditi. Allora no. E dietro il settimo cavalleggeri arrivò la banda. No. E cioè arrivò anche la banda. No. E la banda passò. E allora no. La banda passò. No! La banda passò. E Jerry cosa disse? Quando la banda passò, allora Jerry disse di no, ma sono una cazzera di arrivederci così. Alberto De Luca, un gradito ritorno, una sera da Leoni. Aspetta Alberto, rimani ancora un attimo con me. Vieni qua. Un applauso a Jerry Potenza. Grazie. Cioè funziona? Sì. Sì, dovrebbe. Eccolo qua. Alberto De Luca è stato tutta la serie, la prima di Sera da Leoni, sempre con noi. La seconda, terza. La seconda è venuto pochino, il vero Mago Catubi. Io sono venuto tanto poche volte. Per cui... La terza, eccolo qua per la prima volta con noi, è stato un grande ritorno. Grazie Alessandro, complimenti per la trasmissione perché è stupenda e questo grazie a te che hai sempre la tenacia di portare avanti grazie. La trasmissione. Nonostante un po' di ostacoli, ti ringrazio. Ma non ci sono problemi. Alberto De Luca a una sera da Leoni. Prossimo gioco, continua la parodia di questa 12ª puntata San Miniato contro nessuno, apparentemente contro nessuno. Armando? Che è successo ora? Senza microfono sei? Mi si è rotto il microfono perché sì? Ho fatto a spadaccini con... Vabbè, lasciamo bene. Gira la carta Armando, è il momento della canzone. Allora, la canzone. Non ho la voce, allora parla. Non hai la voce, dillo al mio microfono. Allora, chi hai pescato per la sera, per Leoni, per la squadra dei Leoni? Ma se ti dovessi dire la verità non mi ricordo il nome e basta. Allora, Simone? Berni. Simone Berni. Allora voglio raccontare un retroscena. Simone è il marito della cantante di San Miniato. Tutti gli anni lui è sempre dietro a Barbara Matarrese, ma mai lo fanno cantare perché non si sa perché. Stasera ha detto, stasera canto anch'io, vero? E noi accogliamo con un caloroso applauso Simone Berni, vai! Buonasera. Grande Simone, cosa ci fai ascoltare? Ci vorrebbe il mare di Marco Masini. In bocca al Leone a Simone Berni. Ci vorrebbe il mare che accarezza i piedi mentre si cammina verso un punto che non vedi. Ci vorrebbe il mare su questo cemento. Ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento. E per questo
strane storie di delfini che vanno a riva per morir vicini e non si sa perché. Come vorrei fare ancora amore mio con te. Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo. Ora che mi lasci come un pacco per il mondo. Ci vorrebbe il mare con le sue tempeste che battesse ancora forte sulle tue finestre. Ci vorrebbe il mare dove non c'è amore. La farei anche ricantare quasi quasi. Un'altra volta. Grande Simone, applausi. Ma Simone lo sa con chi se la deve vedere? Se la deve vedere con la sua dolce metà, Barbara Matarrese, la cantante di San Miniato. Sera. Ciao Barbara. Ciao. Cosa ci canti? Adagio di Mina. No, vai. Non la conosce nessuno. Non la conosce bellissima. Nessuno, è un motivo in più per conoscerla adesso. Barbara Matarrese, a una sera da Leoni. Adagio, parla piano stasera, o gli altri capiranno di noi. Balliamo, ma non stringermi ancora, nel buio vedo gli occhi. Adagio, no, non farle capire che il cuore soffia dentro di noi. Cominciare a sentire se t'amo non è colpa di lei. Amore, non guardarmi così. Con lo tuo respiro
Barbara Materrese a una sera da leoni. Grande, grazie di averci regalato questa canzone e grazie alle bellissime immagini della Movie Star di Prato, ma in particolar modo a un cameraman che è con noi stasera per la prima volta, si chiama Gabriele, improvvisatosi nuovamente cameraman. Gabriele Montemarli, guarda la tua camera alla tua sinistra, sei lì, scherzi a parte, vabbè, lasciamo perdere. Allora, detto questo, noi ci vediamo tra pochi minuti, vado là, piccola pausa pubblicitaria. Siete sintonizzati su TVR Tele Italia, la televisione a 5 stelle. Grazie pubblico dello ZEI, ogni giovedì qui allo ZEI. Siamo alla 12ª puntata, gioca San Miniato contro nessuno, perché ci serve una squadra, si chiamano i Leoni ma sono nessuno, lasciate che ve lo dica, organizzata da quell'impresario che è Armando, ma non ci siamo veramente. Vi devo dare il nostro indirizzo sito internet, grazie agli amici dell'F Nelson, grazie a Emiliano Masini che in giuria dopo ve lo faccio rivedere. Allora, il nostro indirizzo è www.offnelson.it/seradaleoni. Abbiamo un indirizzo di posta elettronica che è seradaleoni@offnelson.it. grazie agli amici dell'Off Nelson, facciamogli l'applauso gratuito, vai! I nostri numeri di telefono per partecipare alle nostre iniziative, tipo il concorso Canora Leone si nasce che riparte il prossimo inverno, organizzato interamente da noi, 0571 400660. Il nostro numero di fax, per se volete dirci qualcosa, 0571 4010 96. Al messaggio più bellino che ci arriverà per fax, noi gli manderemo una delle nostre magliette che ci ha gentilmente regalato la Vestindustria. Poi stasera avanzano 10 magliette che spettavano alla squadra che perde, e queste 10 le regaliamo a voi che ci chiamerete per fax. Allora, detto questo, andiamo a vedere l'ultimo gioco. Ce lo presenta la valletta di San Miniato, che si chiama Martina, con una grande spinta di Marcello. Fammi vedere prima di girare. Vabbè, ormai l'ha girato. Voglio vedere se ti trema ancora la mano. Sei fermissima, Martina. Benissimo. Il gioco è il défilé. Adesso guardiamo la moda. San Miniato è preparata molto seriamente con Barbara Bonvicini, Nike Sensi e Dennis Adorni. Vero, Martina? Noi possiamo andare. Applausi per i modelli di San Miniato. Poi voglio vedere i leoni, cosa hanno combinato. Mi sono dimenticato un pezzo. Dennis, Barbara e Nike, i modelli di San Miniato. Andiamo a vedere cosa ci presentano i leoni, eh? Boh, se siamo pronti. Siamo pronti con la musica?
Ci siamo? Modelli improvvisati, chissà che donne hanno trovato, eh? Andiamo a vedere. L'applauso fateli loro stessi appena arrivano. Accida come di più non si può, di più non si può, come una città. Mi sento grande come una città, una gigante. Accido suono, sento solo te, sento solo te, questo che cos'è? Accido sempre, accido per me, accido per te, accido cos'è? Che viaggio strano, quando tornerò, poi lo rifarò, poi lo rifarò. Così lontano, non sono stata mai, non sono stata mai, già ripartirei. Mi sento bene, un po' stordita, ma gioiosa, ma gioiosa. Accida dentro, accida con chi, accida con chi, accido non è. Accido giorno, mi rallegra, mi rallegra, questa accida. Giuria, io vi chiedo umilmente scusa, ma quando vi ho invitato non credevo di fare queste figure, scusate, veramente scusate, i modelli dei leoni, via, no, volevo dire per l'amor di Dio. Allora, a che punto siamo? È un momento canoro, signori, è il momento di ascoltare un grande cantante qui alla Sala Leoni, oltre che autore, ha curato molti dei brani insieme a Patrizio Resti del CD Una Sala Leoni volume 2, partecipa a questo CD anche in veste di cantante, ma stasera ci fa ascoltare una canzone che non ha cantato lui su questo CD, in genere l'abbiamo ascoltata dal grande Alex Mattei, stasera ce la fa ascoltare colui che l'ha scritta. Signori, è con noi Paolo Gelli. Marco, Marco, vai! Marco, Marco, maledetto, perché hai perso l'indirizzo e le ragazze pisane. Poi riveduto Alessandro, bastardaccio, hai lasciato prime rose su quelle strade piovose, come a Firenze in aprile. No, non sei stato gentile, vecchio amico, farabutto, grande nonostante tutto. Io lo so, tu lo sai, per amore non ho pianto mai, ma è difficile restare qui impassibile, senza incontrare più un giorno forse a mai. Non mi sembra stupido il perdersi nei vortici di un mondo. Hai distrutto in una sera la mia amicizia con Sara, eppure sì che era bella, spero ti sia divertito. Questa volta viva Dio, viva!
mai seguita. Dico che questa è la vita, dico che questa è la vita, dico che questa è la vita. Grazie. Signori, un grande artista una sera da leoni sarà il cognome Paolo Gelli. Grazie, è l'ultima puntata che sono qui con voi. Problemi di lavoro, sì, problemi di lavoro, purtroppo scendo a questa fermata qua. Però prima volevo ringraziare veramente brevemente tutti quelli che hanno partecipato, primo luogo le squadre, i miei compagni di staff di viaggio che mi hanno accompagnato e ci hanno accompagnato in questa cosa, in questa trasmissione stupenda. Il carrozzone va avanti da sé grazie al cocchiere magico e unico che è Alessandro Gelli, che io gli farei un applauso e lo ringrazio personalmente per quello che mi ha dato. Troppo grazie buono, Paolo, è un piacere lavorare con te. Ciao, a presto. Paolo Gelli a una sera da leoni. Ultimo stacchetto pubblicitario, andiamo a vedere chi ha vinto. La prassi è questa, vabbè. Pubblicità. Rush finale, 12ª puntata, avrebbe dovuto essere una semifinale seria, ma ahimè, avete visto tutti com'è andata. E niente, andiamo a ringraziare ugualmente la giuria che è stata con noi questa sera. Un applauso per il signor Off Nelson, Emiliano Masini, grazie di essere con noi. La signorina Valentina Panicucci, grazie anche a lei. Il presidente di giuria, ahimè, Aldo Grechi, applausi. La signora Maura, grazie, 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 grazie. Il signor Franco Pasci, grazie anche a lei. E grazie a Glenda Bessi e Andrea Valori, grazie di essere stati cortesemente con noi e così pazienti a questa serata particolare. Oddio, mi spacco tutto. Signori, i protagonisti di questa sera, San Miniato contro nessuno, lasciatemelo dire, nessuno. Abbiamo vinto noi. Ma per piacere, è stata una gara anche stasera. Presidente di giuria Aldo Grechi, venga da me accolto da un bel applauso. Buonasera Alessandro. Ciao Aldo. Buonasera. Ciao Aldo, io mi scuso nuovamente con te. La serata è stata un po' particolare. Sì, è stata particolare, è stata bella. Non abbiamo avuto neppure il tempo di salutarsi, però ci siamo salutati certo, in questo certo, momento. Certo. Vi ringrazio tutti quanti. Approfittiamo Aldo di questo momento. So che hai una cosa in pentola molto 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 importante in tutta Italia. Sì, noi facciamo praticamente, lavoriamo con tanti artisti. Però quello che è in questo momento che bolle in pentola è Concorso Canoro Nazionale Eco Festival 1999, che diamo la possibilità a tanti cantanti, sono aperte le iscrizioni naturalmente, e diamo la possibilità di entrare nel mondo dello spettacolo. Se vuoi dare un numero di telefono per le iscrizioni, approfittane pure, tranquillo. Allora, visto e considerato, diamo il numero di telefono, allora è lo 0573 71 74 29 oppure 0337 69 55 68. Questo per partecipare all'Eco Festival, che è un concorso bellissimo. Bellissimo, e voglio dire quello che ha offerto fino adesso, negli anni indietro, perché siamo alla quinta edizione quest'anno. E abbiamo due ragazzi a Sarabanda con il contratto già dalla prima edizione di Sarabanda. E poi Anna Di Costanzo, che l'abbiamo portata a Sanremo Giovani con Claudio Cecchetto e Simona Tagli. Benissimo. Ti ringrazio di avermi invitato a questa bellissima trasmissione. Grazie Aldo, grazie a te. E niente, voglio ringraziare anche coloro che ci stanno vedendo in questo momento. Certo. Grazie. Certo, grazie a te Aldo. Allora io vado a leggere l'esito delle votazioni di questo. Piacere. Leoni! 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 Blanca, blanca! Leon, leon, leon! Boom! Nessuno! Vabbè. È Antonio. C'è stata una gara anche stasera. Adesso leggo, poi gli passano i giudici. Leoni si pesce! Dai zitto. Signori, la canzone San Miniato ha avuto 58 punti. I leoni 0.
Il cabaret di San Miniato 51, il cabaret di Carrara 0. Ho detto Carrara, ho detto Leone. Il defilé di San Miniato 54, il defilé degli altri 0. La carta jolly di San Miniato, e qui vedo 119, è possibile, non credo proprio, c'è un errore, vabbè, lasciamo perdere, 119, la carta jolly di gli altri 0. Con 495 punti reali si aggiudica la finalissima per la terza edizione della Sera Leoni, San Miniato. Applauso per San Miniato. Ci vediamo la prossima settimana, sigla! Leone si lascia, Leone la TV! E guardo l'orologio, ma che ora è? La notte arriverà più tardi per quelli come me. Sono tante le emozioni su questo schermo blu. Si è leoni per cent'anni solo alla TV. Ancora sento i suoni e l'allegria di questa gran serata, di questa compagnia. Qualcuno è un po' più triste, qualcuno ha vinto già, ma chi è leone qui con me per sempre ruggirà. È bello stare insieme in questa notte qua, e tutti quanti brindano di già. Protagonisti in gara sul palco che vedrà, restare quello che ce la farà. Si spengono le luci su varietà, su questa sera da leoni che presto tornerà. Ci sarà ancora tempo per divertirci e poi torneremo un'altra volta ancora insieme a voi. È bello stare insieme in questa notte qua, ma come sempre adesso finirà. La sera dei leoni che vi sorprenderà e che tutti insieme vogliamo salutare. È bello stare insieme in questa notte qua, ma come sempre adesso finirà. La sera dei leoni che vi sorprenderà e che tutti insieme vogliamo salutare.